Ciao ragazzi, come state? Volevo dirvi che domenica siete stati eccezionali e le vostre palme sono state tanto tanto apprezzate. Per domenica prossima vi dovremmo chiedere un altro piccolo sforzo e sono certa che sarete fantastici, però magari ve lo dico alla fine del video. Adesso cerchiamo un po' di ripercorrere tutti questi giorni. Abbiamo lasciato Gesù che è entrato domenica a Gerusalemme, acclamato dalla folla. Oggi è mercoledì ed è l'ultimo giorno di Quaresima. Da domani iniziano i giorni della Pasqua, i giorni santi, i giorni che ci accompagnano fino alla risurrezione di Gesù. Ma che cosa è successo da domenica ad oggi? Domenica scorsa Gesù è arrivato a Gerusalemme. La folla lo ha acclamato con palme ed ulivo. Ma diciamoci la verità, non a tutti faceva piacere la venuta di Cristo. Non tutti credevano che Gesù era davvero il Figlio di Dio, il Messia. Il primo a non crederci era Giuda Iscariota, uno dei 12 discepoli. Dopo che Gesù era arrivato a Gerusalemme, Giuda va dai soldati e dice: "Se volete prendere Gesù, datemi 30 denari ed io vi porterò da lui. Io lo so dove abita, perché prima eravamo amici." Gesù sa benissimo che sarà tradito e che la sua ora è vicina. Allora decide di organizzare una cena per il giovedì. Prima di mettersi a tavola, siccome i discepoli avevano camminato tanto per arrivare da Gesù e all'epoca si usavano soltanto i sandali, Gesù prende una bacinella piena d'acqua e con un asciugamano inizia a lavare i piedi ai suoi discepoli. Simon Pietro non vuole farsi lavare i piedi da Gesù, si sente in imbarazzo e allora Gesù gli dice: "Pietro, io faccio questo a voi perché sono il vostro maestro e signore e anche voi dovete sempre fare come me. Amarvi gli uni gli altri come io vi ho insegnato." Una volta che hanno lavato i piedi, si siedono a tavola ed iniziano a cenare. Gesù prende un pezzo di pane, lo spezza in tanti pezzi e ne dà uno per ogni discepolo e dice: "Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi." Giuda, che lo aveva tradito, prende quel pezzo di pane, ma non ha il coraggio di guardare negli occhi Gesù. Poi Gesù prende un calice di vino e dice: "Questo è il mio sangue, versato per voi in remissione dei peccati." Questo gesto che noi ripetiamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia è un gesto che ci ricorda che Gesù si fa vivo, è vivo ed è in mezzo a noi. Dopo che hanno cenato, Gesù e i suoi discepoli vanno nell'orto degli ulivi, così per riposarsi un po' e pregare. Arrivati lì, gli apostoli erano talmente stanchi che si sono subito addormentati. Gesù però non riusciva a dormire, pensava a cosa gli stava per accadere. Allora sveglia Simon Pietro per parlare un po', ma Simon Pietro è troppo stanco e si riaddormenta. Gesù è solo, è triste, ha paura. Ma accetta quel dolore perché sa che deve realizzare fino in fondo la volontà di suo Padre, riscattare il peccato degli uomini con l'amore ed il perdono. Nel silenzio di quel giardino però iniziano a sentirsi delle grida. Erano i soldati alla ricerca di Gesù. Lo trovano, Gesù si avvicina a loro, gli mettono una corda intorno ai fianchi e lo portano davanti al tribunale dei sommi sacerdoti. Qui Gesù ripete a tutti di essere il Messia, dice: "Sono io il figlio di Dio che stavate aspettando." E Giuda, sentendo la voce di Gesù, getta via i 30 danari, si accorge di aver sbagliato. Il tribunale decide di portare Gesù a Ponzio Pilato, che dovrà decidere se condannare o meno Gesù. Pilato, incitato dalla folla, decide di crocifiggere Gesù. Sulla testa di Gesù viene messa una corona di spine e sulle sue spalle un pesante pezzo di legno su cui sarà crocifisso. Tanta gente era accorsa da tutta Gerusalemme per vedere Gesù. Gesù è stanco
e cadde più volte sotto il peso della sua croce. Arrivano in cima ad un monte, in un posto chiamato Golgota. Lì erano crocifissi già due ladroni e Gesù viene crocifisso in mezzo a questi due. D'improvviso Gesù emette un gemito e muore. Tutta la terra si fa buia ed inizia a tremare, quasi come fosse un terremoto. E anche i soldati capiscono che quell'uomo crocifisso era davvero il figlio di Dio. Il corpo di Gesù viene tolto dalla croce, posto in un lenzuolo e portato in un sepolcro. Davanti al sepolcro viene messa una grossa pietra. Il giorno dopo, il sabato, Maria di Magdala va verso il sepolcro e vede che la pietra che stava davanti al sepolcro era stata rotolata via. Allora corre dagli apostoli urlando: «Chi ha tolto la pietra dal sepolcro? Chi è stato?» Pietro e Giovanni corrono verso il sepolcro e trovano i chiodi con cui era stato crocifisso Gesù e il lenzuolo dove lo avevano avvolto. Ed ecco, appaiono a Maria di Magdala due angeli che le chiedono: «Perché cerchi tra i morti colui che è vivo?» E così Gesù appare agli occhi di Maria. «Signore, ma tu sei vivo!» esclama meravigliata Maria di Magdala. E il Signore le risponde: «Sì, sono vivo. Ora va e dici a tutti ciò che hai visto». Siamo giunti alla domenica di Pasqua, il giorno della risurrezione del Signore, giorno di fede, di speranza, di amore, giorno di pace. Proprio partendo dalla pace, diamo vita alla seconda puntata del nostro Cat Attack. Il simbolo della pace è la colomba. Una mia amica, che tra l'altro voi conoscete, mi ha suggerito una tecnica semplice per disegnare una colomba e adesso ci proviamo insieme. Uniamo i due pollici e le quattro dita in questo modo. Adagiamo le mani sui nostri fogli. Con una matita disegniamo il contorno delle nostre mani. Io sono da sola, quindi faccio prima la mano sinistra e poi la mano destra. Voi, se potete, vi fate aiutare. Chiudiamo poi la colomba in questo modo. Disegniamo il becco, magari lo coloriamo, e poi disegniamo gli occhi. Con un colore coloriamo il contorno, giusto per dare una sagoma alla nostra colomba, il contorno della nostra colomba. Io l'avevo fatta prima perché sapevo che non ci sarei riuscita. Eccola qui. Adesso immaginate che con un soffio magico questa colomba diventi vera e possa portare un messaggio di fede, di speranza, di pace, d'amore, a chiunque voi volete. Scrivete sulla colomba il messaggio che volete fare arrivare e il destinatario, a chi lo volete mandare. Questo è soltanto un pezzo della sorpresa che stiamo preparando per domenica. L'altra parte che vi chiediamo di realizzare ve la mandiamo in un video in privato, perché questo video verrà pubblicato. E dopo, se tutti sanno la sorpresa, non è più sorpresa. Quindi completate la colomba e aspettate la restante parte del video. Io, insieme a Rosaria, Giulia, Valeria, Giusi, Valentina e al mitico Don Sebastiano, vi facciamo tantissimi auguri di buona Pasqua. Vi abbracciamo forte e speriamo di vedervi presto. Ciao!